aziende sanitarie che adesso non si chiamano più ASL, ma si chiamano ATS, insomma, un'altra cosa, e assiste attualmente circa 300 malati a casa, a domicilio, gratuitamente 24 ore su 24, e in un hospice che abbiamo dalle parti di San Siro, che è un'associazione molto importante. Tra l'altro adesso abbiamo appena lanciato, forse l'avrete visto, uno spot del regista Muccino per sostenere la costruzione del primo hospice pediatrico in Lombardia, ovviamente che sarà destinato ad accogliere bambini e giovani malati di cancro. Poi sono anche nel consiglio della Fondazione Bambin Gesù di Roma, che nota anche per le vicende che hanno riguardato la ristrutturazione di un cardinale di cui si è parlato lungo, cioè la fondazione di quel voto che è stato cambiato tutto la gestione. E diciamo che unisco questa parte di volontariato poi al fatto di scrivo sul Corriere del Ticino, aspetto che naturalmente finisca l'anno di patto di non concorrenza che finirà il 30 aprile, poi spero di tornare a scrivere anche in Italia e ricevere naturalmente le critiche e le sollecitazioni di Mauro, perché sì, stancabilmente, gli mando anche dei bei SMS ogni tanto. Cioè,